Bentornati al consueto appuntamento con la cucina di Rete 8 e come promesso continua il nostro tour nella cucina internazionale. Anche oggi vi saluto da Mamma Rossa, che è diventato un po' il tempio di questa fusion tra culture diverse. Insieme a noi c'è Francesco D'Alessandro, che è il sous chef di questa cucina, insieme ovviamente al grande Franco Franciosi, che salutiamo, e new entry della nostra trasmissione, Maki Fukuoka. Buongiorno Jennifer. Maki, piacere Maki. Mio. Sì. La nostra Maki è una chef giapponese che ha studiato tanto in Giappone, si è tra l'altro ha studiato ad una prestigiosa scuola, come si chiama? Tsuji di Osaka. Quindi insomma profonda conoscitrice della cultura nipponica, e ci insegnerà quelli che sono i segreti della cucina giapponese. Sì. E sei tra l'altro anche un'appassionata di atletica leggera, vero? Sì, e infatti i risultati insomma si vedono. Abbastanza. Lei è in formissima, vero Francesco? È in forma. E allora iniziamo questo viaggio. Iniziamo. Oggi faremo come volevo utilizzare un ingrediente di locale. Sì. Oggi vorrei presentare utilizzando la pecora. Una pecora. Pecora. Okay. Solito in Giappone facciamo anche di manzo. Ok. Però utilizziamo oggi la pecora. Ok. Quindi facciamo con marinare con la salsa yuan, si chiama. Salsa yuan. Sì. Okay. Yuan viene nome di Edo e circa 200 anni fa. Uh-huh. Che è stato esiste un maestro di cerimonia di tè. Okay. Quindi lui viene da lui che... Quindi il nome di questa salsa deriva da un maestro esperto di tè, giusto? Sì. Perché il tè, se non sbaglio, è praticamente un prodotto tipico del Giappone, si beve tanto in Giappone, tanto, il tè. Sì. Soprattutto il tè verde, vero? Sì, il tè verde. Che è molto buono, fa anche tanto bene. Sì. Anche alla linea, Francesco, sai, vabbè, tu non hai bisogno, però ovviamente io faccio caso a queste cose. Allora, Maki, iniziamo? Allora, iniziamo. Allora, prima cosa da fare è che marinare nella salsa yuan. E sì. Salsa yuan fa con salsa di soia. Sì. Mirin è sake dolce. Ok. E sake. E si trova già pronto, vadendolo a comprare, questo sì, mirin? Sì, vende. Se non c'è, può sostituire con sake. Con sake. Aggiungendo un po' di zucchero, perché di mirin zucchero. È dolce. Ok, quindi salsa di soia, diciamo sake, sì, e poi mirin. Sono tutti tre stessi ingredienti. Okay. Cioè stesse dosi, quindi facile. Ok, la stessa proporzione. Se hai due cucchiai, tutto due cucchiai. Sì. Sì, qui già abbiamo messo tutto insieme. Abbiamo anche una fettina di limone. Sì, cos'è limone. Questo? In realtà originale che mette la fetta di yuzu. Okay. Agrumi yuzu. Ok. Sì, però qui è difficile trovare. Yuzu. Sì. Yuzu. E quindi utilizziamo limone. Ok, allora, sì. Poi abbiamo bisogno di che cosa? Sì, la carne di pecora. Sì. Sì, per decorazione, rapa bianca. Ok. E zucchine e peperoni. Ma guardate come sono belle queste zucchine, hai visto Francesco? Guarda, sì, sono bellissime. È un artista. Ci ha insegnato anche a noi a ritagliare una volta, abbiamo fatto un corso, ci ha insegnato a ritagliare le verdure. Perché Maki è veramente bravissima e ha fatto anche un libro, eccolo qui. Noi l'abbiamo messo qui perché io tra l'altro l'ho ricevuto in regalo da Franco, che ringrazio per questo dono prezioso. Ed è un libro dove praticamente possiamo scoprire veramente la cultura cucina, nipponica, la cucina. La vera cucina giapponese. La vera cucina giapponese, che non è solo sushi, che noi fortunatamente conosciamo e sono una grande appassionata, però c'è veramente tanto da scoprire. Noi infatti in queste puntate vogliamo regalarvi un po' quelle che sono le basi e poi ovviamente possiamo andare avanti. Sì. Vero? Allora iniziamo. 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 Okay. Quindi prima cosa da fare è marinare la carne. Ok. Quindi, in questa salsa, giusto? Sì, mettendo nella salsa yuan mariniamo mezz'oretta. Ok. Questa cosa può anche modificare con il pesce, volendo, tipo salmone. Ok. Sì. Ok, noi ovviamente dopo mezz'ora, ma che ha già fatto questo già passaggio fatto, per mezz'ora. Tempi televisivi. Quindi iniziamo a cuocere. Iniziamo a cuocere. Sì. Allora, mentre tu cuoci, poi Francesco ci andrà a descrivere un po' i passaggi. Tu conosci questa ricetta? No, è la prima volta. È la prima volta. Ma anche diciamo che ogni volta che viene qui in Abruzzo da noi
sì. E facciamo delle serate, anche l'anno scorso abbiamo fatto delle serate. Cerca sempre di fare dei piatti utilizzando dei prodotti abruzzesi. Che bello! E cerco di utilizzare anche dei prodotti che vengono direttamente dal nostro orto. Perché Machi vive a Roma, quindi insomma è arrivata in Abruzzo qui da Mamma Rossa, che io insomma lo sottolineo sempre, veramente definirei veramente questo posto un incubatore di tante cose diverse, di sapori, di culture. Sì, penso è veramente una bellissima, bello. Un'opportunità anche meravigliosa, un'opportunità per crescere, clienti, esatto. Ma anche per te, per noi, poi, sì, facciamo... bello, bello, bello. E Machi vive a Roma, quindi è arrivata, vivo a Roma. È venuta qui solamente per noi. Sì, per voi. Grazie Machi. Grazie a voi. Machi è simpaticissima. Aspettiamo che riscalda la padella. Sì. Sì. Poi basta che rosoliamo due parti. Sì, ok. Quindi una rosolatura breve. Sì. Mm-hmm. Breve. Ok. Che bello, guarda Machi utilizza le bacchette, è meravigliosa. Io non lo so fare, guarda che manualità. Vabbè, giustamente. Lei senza bacchetta non esce. Allora, io l'unica. Io c'ho una bacchetta che so usare benissimo, ma proprio, guarda, non mi batte nessuno, ed è quella degli arrosticini. Cioè, guarda, lì c'è una manualità pazzesca, sta bacchetta fai così, una meraviglia. È un gioco da ragazzi. Sì. Gli arrosticini, io mangiavo a Roma, però qui... è un'altra cosa. Qui... Cioè, buonissimo, qua è morbido. Hai visto? Sì. Hai visto? Sì. Che profumo! Praticamente guarda, è cotto. Cioè, ha tolto tutto l'odore forte della, sì, pecora, questa marinatura. Poi questa è una pecora che siamo riusciti a procurare di noi. Ha una prolatura di 20 giorni, quindi si vede. Molto tenerissima e molto grassa. È bellissima. Quindi cotto. Tu cucini proprio con le bacchette? Sì, cioè. Bacchetti. Che bello. Poi nel frattempo, sì. Io ricendo padella, poi vorrei stringere la salsa, perché questa salsa che vorrei mettere da sopra. Quindi facciamo un po'. Ah, facciamo un ristretto con il fondo della, sì, padella. Per lasciare il succo che ha rilasciato la carne. Sì, così viene più saporito. Con la marinatura. Ok. Quindi okay. Prenderà sia il sapore, sì, della pecora. Quindi abbiamo qui la conoscenza nipponica, il prodotto abruzzese, cioè veramente stiamo facendo una cosa meravigliosa. Che bello questo piatto, Machi. Questa è una foglia giapponese. Sì, giapponese, però... L'hai portata tu questa? Sì. Mettiamo tutte e tre le fette. Sì. Se volete più cotto, come te desiderate. Io credo che questa sia la cottura giusta, però. Ok, poi... Poi? Io ho preparato questo, sì? Lapa bianca. Ok. Tagliato sottile, ha messo nell'acqua di tipo 1% di sale, okay. Poi strizzato bene, sì. Con una parte aceto, acqua e zucchero, okay. Mischiato insieme, mette nella marinatura. Quindi una specie di agrodolce. Sì, perché okay. Con questo rinfresca la bocca. Ok, sì. Ok. Beh, c'è bisogno forse di questo tocco, sì, visto che sì, la carne, esatto, è un po'... Tanta acidità. Che precisione, poi Machi. Poi nei piatti quando... Metto questo più bello. Molto precisa. È vero che lei praticamente fa dei corsi di cucina a Roma? Sì. Sì. Ti devo venire a trovare, devo, sì, venire a casa tua. Sì, l'aspetto. Ti, sì, prometto che verrò. Sì. Guarda, sono proprio curiosa. E piatto è pronto. Ed eccola qui. Ecco qua. Ci metto un po' di salsa. Ah già. E aggiungiamo anche la salsa. Sì, salsa, è vero. Ecco. Eccola qui, l'eleganza e l'essenzialità, sì, del Giappone. Esatto. Perché un loro sono sì, molto essenziali. Diciamo che non si perdono in fronzoli ed è veramente bello. Grazie. Grazie Machi, grazie per questo mille. Piatto. Ebbene allora Machi, grazie per grazie questo mille. Piatto. Anche domani saremo in compagnia della nostra chef giapponese Machi ed insieme al nostro Francesco D'Alessandro. Grazie, sempre Gianni. Da Mamma Rossa. A domani. Ciao, grazie. I legumi possono creare alcuni disturbi a livello gastrointestinale come gonfiore e flatulenza. Possiamo aiutare nel ridurre questi effetti collaterali aggiungendo semi di finocchio e alloro durante la cottura del legume. Thank you.